Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime due ore in nostra compagnia. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Nel frattempo la gara è iniziata. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. L'appoggio sulla fascia. Oliver Kahn tra i pali, glaciale, come sempre. È un portiere strip. Riesce a liberarsi, è da solo e trova bene il compagno. Splendida reazione del portiere. C'è Messi? Dembélé. Dembélé si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Roberto Carlos. Messi. Dembélé. E c'è il gol della Roma. Prima rete per la Roma. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Il Beşiktaş parte decisamente con il piede sbagliato. A sinistra con il passaggio. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Palla filtrante per Messi. Da lì può concludere. C'è tiro. Hanno trovato il gol. E siamo di nuovo in parità. Una sfida senza esclusione di colpi. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbaglio un passaggio con... Neymar! Sabitzer. L'allontana senza pensarci due volte. Palla che supera la linea laterale sarà rimessa. Alla peggio nello scontro di forza. Pallone intero. Ora deve duellare con il portiere. Occhio al tiro! La palla filtrante ben piazzata meritava un esito migliore. Per riuscire a pescare un compagno in quel modo servono piedi buoni e ottima visione di gioco. Peccato che non siano riusciti a sfruttare questa occasione meravigliosa. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Rafael Leão ci prova con un pallone profondo. Roberto Carlos. C'è Messi? Non perdono tempo a recuperare il pallone. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. João Félix. Rafael Leão. Ha spazio sulla fascia. E passa, la butta in mezzo. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Opportunità di ripartire. Guadagna metri. Messi ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Cafu. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. C'è l'opportunità per il contropiede. Neymar prova a darla profonda, nello spazio. Questo errore potrebbe essergli fatale. Supera il diretto avversario. Cerca cross.
Prova a giocarla in profondità. Rafael Leao. Ecco Dembélé. Se ne va. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. E passa. Da lì può segnare. Ottimo intervento. Roberto Carlos. Hanno già riconquistato palla. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Errore qui, pallone sprecato. Va alla ricerca di un compagno davanti. Messi. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Rafael Leao. Sceglie di andare per vie verticali. E no, niente, è finito in fuorigioco. There will be 1 minute added time. Errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si avvicina alla porta. Messi, occhio, Messi! Miracolo di Khan. Gnabry. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato un... La Roma dà il calcio d'inizio della seconda frazione di gioco. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Presto ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Prova a darla profonda, nello spazio. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Mi pare vogliono dominare il possesso di palla. Sì, Fabio, esattamente. Giocano più stretti, provano a servire sempre l'uomo libero e mantengono il possesso con una fitta rete di passaggi. E non si fanno neanche problemi a darle indietro se serve. Il punto è far muovere la difesa avversaria per... Incornata! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Ci prova con un pallone profondo. C'è un bel pallone in profondità. Messi! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Lizarazu. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalla disposizione in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e far... Può tentare la conclusione! Tiro debole, nessun problema per il portiere. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. The attendance for this match was 71,898. Lizarazu. Cafu. Messi. Pallone interessante, in verticale. Neymar. Ha spazio per cercare gol. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. Palla filtrante per Messi. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Sceglie di andare per vie verticali, sulla destra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pallone interessante, in verticale. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Provati, non si passa!
Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Ci pensa il portiere a respingere. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Neymar vede lo scatto e cerca la profondità. Supera il diretto avversario. Ruba palla in modo magistrale. Provano a partire in velocità. Occasione per il contropiede. C'è Messi. Ha la possibilità di andare verso la porta. Passaggio profondo per Dembélé. Deviazione di testa. E c'è il gol della Roma. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo per il cambio. Sono in vantaggio di un gol. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Cerca l'uomo là davanti. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Isarazu. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Bonucci. Palla in avanti verso il compagno. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Riceve il passaggio. C'è la palla filtrante. Tocco preciso. Se ne va. C'è spazio per calciare. Errore qui, pallone sprecato. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Intercetta il pallone, ben fatto. Chilwell ci prova con un pallone profondo. Che rischio si è preso con questo pallone? Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Two added minutes has been indicated. Grande occasione, ci prova! E hanno sfiorato il gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. La mette in avanti. Si fa largo con grande determinazione. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine. Il risultato però è molto positivo e la vittoria. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente l'appeal dei grandi match, ma ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione. Ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Lo Spotify Camp Nou sfoggia ancora una volta il vestito delle grandi occasioni. I colori blaugrana salutano l'ingresso in campo dei giocatori. Nel frattempo la gara è iniziata. Occhio alla conclusione! Prova a giocarla in profondità. Mbappé! Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi?
Alexander Arnold. Ottiene un buon calcio di punizione. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Neymar. Errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Intervento fondamentale. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Gvardiol. Rafael Leao. C'è Messi? Prova a darla profonda, nello spazio. Se ne va. Messi! Miracolo di Khan! Evita il gol con una parata di puro talento. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Pericolo sventato. Mbappé! E c'è il gol della Roma! E non poteva mancare un'occasione del genere. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Gol della Roma. Marcò nel minuto 14 il dorsal 10. Il Barcellona parte decisamente con il piede sbagliato. Del Piero. Il Barcellona riconquista subito la sfera. Attenzione, può avanzare e tirare. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Contrasto in scivolata. La Roma al calcio di punizione. Cafu sceglie di andare per vie verticali e passa. Prova a tirare, la sfera entra in porta. Sembrano avere il totale controllo della gara. Un gol facile facile, anche troppo direi. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. Marco è nel minuto 18, è il dorsale 11. E si riparte da un netto 2-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Passaggio profondo per Dembélé. E il portiere la fa sua. Neymar va alla ricerca di un compagno davanti. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Cerca un'azione veloce. Supera il diretto avversario. Va al tiro. E hanno segnato ancora. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. ...3-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Non si tira indietro e conquista il pallone.
La Roma al calcio di punizione. Bruno Fernandes si prepara a battere a rete. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Bruno Fernandes! Poteva essere il poker, il quarto gol. Hanno già riconquistato palla. C'è Messi? Riceve la palla. Ci prova con un pallone profondo. Qui c'è... Miracolo di Khan! Messi! La mette in rete! Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Marcò e nel minuto 32 il dorsal 11. Messi! Partita saldamente nelle loro mani. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Opportunità di ripartire. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di... Può colpire... Miracolo di Khan! Mbappé! Infilza il portiere! E sono tre! L'uomo copertina si prende tutta la scena con questa tripletta magnifica. Ne stanno approfittando tutti per migliorare le proprie statistiche, Fabio. Certo, se gli avversari non gli mettono i bastoni tra le ruote, non è colpa loro. Gol della Roma! Tripletta, hat-trick! Marco, che partita eccezionale la sua! È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. C'è il tiro! Portiere battuto, rete! Un 1-2 veramente da KO. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. È uno di quei giorni in cui non ti funziona niente e saltano gli schemi studiati in allenamento. Tutto quello che fai si trasforma in un gol subito. Può capitare anche ai migliori, devono riflettere e riprendersi. Quarto gol, ha fatto poker. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Se ne va. Rafael Leao. Palla al centro. Ha ragione a disperarsi. C'erano diversi compagni in buona posizione. Passaggio splendido, una chance. Prova la conclusione. Ha sparato alto. Ha sbagliato scelta. Veramente una brutta conclusione.
Neymar. La difesa è invalicabile oggi. Rafael Leao! I contri di questo livello e con tale significato non capitano tutti i giorni, quando capitano giusto goderseli dal primo al novantesimo minuto. Un saluto a quanti di voi ci stanno seguendo seduti comodi sul divano. La partita di oggi, qualunque sia il risultato, non sarà avara di emozioni e palpitazioni. In una gara in cui è in ballo il discorso promozione, di sicuro, non ci si annoia. Non cambiate canale, ci sarà da divertirsi. Questo è lo stadio della capitale. La dimora perfetta per un club importante come la Roma. De Bruyne! Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Progressione imperiosa, davvero un bel gesto atletico. Dovrà allenare di più la finalizzazione. Va il tiro! Rete! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata, ed eccola! È quello che fanno i grandi campioni. Era al posto giusto, al momento giusto. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. E la partita inizia alla grande, subito gol. Occasione per il contropiede. Scodella in avanti. Pavard. Pedri. Marquinhos. Pavard. Pedri. Kimmich. De Bruyne, Lewandowski, prova a darla profonda nello spazio. Mbappé vuole la palla. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Mendy. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Palla filtrante per Lewandowski. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Messi. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Mbappé. C'è Messi. Mbappé. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Neymar. Riesce ad intercettare. Neymar. Lewandowski. Sceglie di andare per vie verticali. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Palla dentro di Mbappé. Passaggio in avanti. Passaggio sulla destra. Prova la giocata nello spazio. Cafu. Vede lo scatto e cerca la... Occasione da rete! Gol! Gol! Conclusione strepitosa!
Un gol enorme per importanza e momento. E si ricomincia da dove eravamo partiti. Mbappé è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Si riparte di nuovo in parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Una serie di passaggi corti e precisi. Müller gioca una palla lunga. Neymar, lungo passaggio in avanti. De Bruyne ci prova con un pallone profondo. Cerca lo spunto. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Pallone interessante, in verticale. Mbappé! Ha provato lo scavetto, ma non è stata un'idea brillante. Ha cercato di sfruttare l'elemento sorpresa, ma non ha colpito bene il pallone. La gioca sulla destra. Se ne va. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Gran prova di forza, palla recuperata. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Kimmich. Opportunità di ripartire. Ecco Lewandowski. La Roma recupera la palla e si prepara a reimpostare. Supera il diretto avversario. Mbappé. Passaggio splendido, una chance. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Bell'anticipo, ora possono ripartire. De Bruyne. Pavard. Va alla ricerca di un compagno davanti. Ci sarà un minuto. Interessante di azione sulla fascia destra. E passa. Traversone verso il centro. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà. Ecco il primo pallone del secondo tempo. Palla dentro per De Bruyne. Messi. Rafael Leao. È riuscito a passare. Può liberare il tiro. Messi! Ha colpito con grande rapidità. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così tempo di pensare, il pericolo è assicurato. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Ecco Lewandowski. Sceglie di andare per vie verticali. Pallone. Ora deve duellare con il portiere. Può tentare la conclusione. Che gol! Non ci hanno messo troppo a riprendere il controllo della partita. Sono rientrati in campo decisi a fare bene. E il suo gol è una logica conseguenza. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. La mette in mezzo. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Qui può partire il contropiede. Il Monza tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello. Il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi.
Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Pavard. L'affluenza di quest'oggi è di 80.900. Evita rischi inutili e la passa dietro. Neymar. Lancio lungo del portiere. Passaggio filtrante per Müller. Riceve in aria. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti, devono spingere. Occhio al tiro! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. La giocano rapida, nello stretto. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ecco il tiro! Miracolo di Khan! Neymar! Portiere battuto! Rete! Ora doppio vantaggio per loro. Ovviamente esultano, un gol è un gol, ma la palla è entrata a causa di una deviazione importante. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Pavard. Errore qui, pallone sprecato. Neymar. Era al posto giusto, un bel anticipo. Deve solo tirare. Che leggerezza! Devono stare più attenti. Cerca il tiro. E trova il fondo della rete. L'ha messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere. Numero 10. Tutte e due le squadre hanno optato Numero per il cambio. 23. Per raggiungere la promozione serve Numero qualcosa 3. Di diverso, un cambio di approccio. Numero 3. Si ricomincia Numero con un 7. Solo gol di scatto. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. Lasciano il campo per il numero 21. Il numero 16. Pedri. Il numero 15. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Palla in avanti verso il compagno. Kimmich. Prova a verticalizzare. Posizione irregolare però. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Ecco un'occasione di contropiede. C'è Messi? Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Riceve la palla. Può concludere! Ha segnato! Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione! Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Allunga il piede verso il pallone. Messi. João Félix. Messi. Pericolo in aria. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. È entrata! L'ha infilata nella sua rete! L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Una rete davvero rocambolesca. Adesso ovviamente le cose si fanno molto interessanti. Un evento impossibile da calcolare che però potrebbe... Lautaro Martinez! Insacca le spalle del portiere!
Questo lo ricorderà come uno dei gol più facili realizzati in carriera. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. Sempre lui, ancora una volta, doppietta. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Neymar! Buona la conclusione. Se quel tiro fosse stato nello specchio, avrebbe creato seri problemi al portiere. Gli è mancato un pizzico di fortuna. E l'arbitro dice che può bastare. E certo, non fa piacere questa sconfitta. Sono sicuro però che l'allenatore saprà analizzare.